L'86esimo derby italiano del trotto si svolgerà all'ippodromo di Agnano nel giorno di Santo Stefano. La corsa di trotto più prestigiosa del calendario ippico nazionale, riservata ai cavalli indigeni di 3 anni, sarà accompagnata il 26 dicembre da un calendario di spettacoli, eventi, animazioni ed ospiti e circondata da numerosi altri gran premi per un totale di oltre 1,5 milioni di euro di premi al traguardo. Ritorna a Napoli dopo tanti anni questa corsa che fu vinta per la prima volta da un napoletano. Ha fatto la storia del trotto italiano e la corsa faro, la corsa clou. Dopo il lungo periodo di crisi dell'impianto, dunque, la nuova stagione vede un appuntamento d'eccezione che mancava a Napoli dal 1946, un'iniezione di fiducia per il settore che sta faticosamente venendo fuori dalla crisi grazie al lavoro congiunto di imprenditori, dipendenti ed amministrazione comunale. È al fianco di un'esperienza che ha ripristina legalità dopo 15 anni in cui non si è riscosso nulla. B offre un'opportunità migliorativa e aggiuntiva alla cittadinanza, sempre nel binomio tra tradizione e innovazione, quello che ci sforziamo di fare. La risalita nell'attività, nel prestigio, nell'autorevolezza e nell'attenzione dell'ippodromo di Agnano con la nuova gestione è garantita di domenica in domenica. Il 13 di gennaio il Consiglio Comunale delibererà in merito all'ippodromo, concluderà i propri atti deliberativi iniziati dalla Giunta e ciò renderà possibile il conto finale per arrivare alla gara europea. Oltre alla bellezza della corsa, oltre alla bellezza dello stare insieme, ci sono una serie di appuntamenti, una serie di impegni, una serie di occasioni che è interesse di questo ente locale governare in modo tale che chi sta gestendo l'ippodromo in questa fase lo possa fare nel migliore dei modi da tutti i punti di vista.